sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Infestazione di processionaria del pino, l'allarme del Corpo Forestale dello Stato per le Cesane e i comuni di Fossombrone, Urbino e Isola del Piano. Iniziativa in tutta la provincia per la festa dell'8 marzo, una ricorrenza a 70 anni dal primo voto delle donne italiane. È meglio rispettarle tutto l'anno anziché avere soltanto questa giornata di festa. Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Come avete sentito dai titoli, il Corpo Forestale dello Stato ha lanciato l'allarme processionaria, un insetto che provoca danni alle piante ma è anche pericoloso per l'uomo e per gli animali. Nei boschi e nelle piante della provincia di Pesaro e Urbino è in corso una massiccia infestazione di processionarie del pino. Si tratta di uno degli insetti più distruttivi perché è capace di defogliare completamente gli alberi attaccati. Ad essere colpiti sono in particolare i pini neri e quelli al di sotto degli 800 metri di altitudine. A rischio quindi sono gli alberi della foresta demaniale delle Cesane e quelle nei comuni di Fossombrone, Urbino e Isola del Piano. A fare danni sono le larve, i cosiddetti bruchi, che dalla fine di agosto, periodo in cui si schiudono le uova, al successivo mese di aprile, in cui si interrano, brucano letteralmente la chioma degli alberi. Durante l'inverno poi le larve rimangono nei nidi bianchi cotonosi costruiti sui rami, dai quali fuoriescono nelle giornate più calde. A causa dell'andamento mite di questa stagione, la brucatura quest'anno è stata intensa. E la preoccupazione non è solo per il deperimento delle piante e per gli attacchi di parassiti secondari, perché le larve possono essere dannose anche per l'uomo e per gli animali. Infatti questi bruchi, che devono il nome alla caratteristica di muoversi sul terreno in fila, formando una sorta di processione, sono ricoperti da una peluria urticante che, se viene a contatto con la pelle, può provocare eritemi irritanti molto fastidiosi. Le conseguenze più gravi si possono avere se i peli vengono a contatto con gli occhi, la mucosa nasale, la bocca, oppure quando penetrano nelle vie respiratorie e digestive. Per questo è importante evitare il contatto e lavare le parti eventualmente colpite, rivolgendosi al medico, se necessario, per le terapie più opportune. Analoghe indicazioni possono essere date anche per gli animali e soprattutto per i cani, che vanno portati immediatamente dal veterinario se l'irritazione interessa la bocca. E per evitare un cane sbucato all'improvviso sulla carreggiata, il conducente di un furgone è uscito di strada questa mattina lungo la strada provinciale 17 nel comune di San Costanzo. L'uomo, residente ad Ancona, era a bordo di un Mercedes con un furgone frigo che trasportava generi alimentari freschi, quando, per evitare l'animale, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito dalla carreggiata rimanendo inclinato su un terreno. Il camionista, che per fortuna ne è uscito illeso, è stato soccorso da un'autogru che ha riportato il furgone sulla sede stradale. La polizia municipale invece ha chiuso il tratto interessato al traffico per permettere le operazioni di recupero. Oggi, martedì 8 marzo, si celebra la festa della donna e per l'occasione la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione, ricordando che le forze dell'ordine aiutano le donne in difficoltà. Il servizio di Lino Baresi. Cristiana si droga, bisogna che la rifai. No, ragazzi, mi rammenta bene. Che appena nomini la coppola, gli si illuminano gli occhi e non capisce più un cazzo. Cosa devo rifarti? Anche la macchia? No. Posso andare? E oggi, martedì 8 marzo, si celebra la festa della donna. Per l'occasione la Polizia di Stato ha organizzato una campagna di sensibilizzazione, ricordando che le forze dell'ordine aiutano le donne in difficoltà. Il servizio di Lino Balestra. La giornata internazionale della donna è stata celebrata in tutta la provincia con un fitto calendario di momenti pubblici e di incontri. Qui siamo nel salone Metaurense della prefettura di Pesaro, dove è stato organizzato un incontro dalla prefettura provinciale. Sì, è stata mia intenzione quella di creare un momento comune di celebrazione di questa ricorrenza importantissima
per il ruolo che la donna ha svolto e svolge nella nostra società, e poi anche, io lo definisco un po' il giorno del ringraziamento, cioè l'occasione per ringraziare le donne, l'universo femminile, per tutto ciò che fanno e che costantemente nel corso dell'anno rendono un supporto importante all'azione di tutti noi. Previsto l'intervento della dirigente della divisione anticrimine della Questura, che parlerà del ruolo della donna nella polizia e dell'impegno e del supporto che l'istituzione offre alle donne in difficoltà nell'ambito della campagna a livello nazionale di sensibilizzazione della Polizia di Stato. Noi vogliamo ribadire soprattutto un principio, cioè tutti gli uomini e tutte le donne della polizia a servizio della donna. Questo è il messaggio più importante. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha voluto celebrare questa giornata dedicando un titolo, un bel titolo, La Polizia di Stato con le donne, sotto la duplice accezione, interna ed esterna. Quindi mi concentrerò, condenserò un po' quella che è stata l'evoluzione del ruolo delle donne in polizia e quale e quanto sia l'impegno che costantemente, con la formazione, con l'attività operativa, la Polizia di Stato dedica alla prevenzione, al contrasto sia della violenza domestica che degli atti persecutori, dei maltrattamenti, in pratica della violenza di genere. Contestualmente presentato il volume Pesaro al femminile, immagini di donne di ieri e oggi, di Giuliana Tommasoli Cermaria, accompagnato da letture, musiche e testimonianze. Questo libro è un dono per le donne essenzialmente, vuole lasciare una testimonianza di quello che è stato il comportamento delle donne, le regole alle quali le donne dovevano adattarsi, che erano anche regole tutto sommato accettate, facevano parte, quindi disegnavano quello che è il mondo femminile, e questa analisi parte dalla fine dell'Ottocento ed arriva fino all'oggi. E l'8 marzo di quest'anno arriva anche a due giorni dal 70° anniversario del primo voto delle donne, avvenuto il 10 marzo del 1946. A Fano invece il Soro Optimista ha donato alla città una statua bronzea intitolata Viva la vita. Vado? Vai! E pensate che 3 donne su 4 non festeggiano l'8 marzo, mentre il 14% lo trascorre con le amiche e il 13% con il proprio partner. Ma non si rinuncia comunque alle... Non deve partire la macchia? Cartello. Niente, Cristiana è innamorata, siamo arrivati a questa conclusione. Dai. Vai. E pensate che 3 donne su 4 non festeggiano l'8 marzo, mentre il 14% lo trascorre con le amiche e il 13% con il proprio partner, ma non si rinuncia comunque alle mimose con ramoscelli distribuiti durante la giornata. E quanto emerge da un sondaggio online del sito coldiretti.it. E su questa ricorrenza noi oggi abbiamo chiesto il parere della gente, sentite. Oggi è l'8 marzo, festa della donna, ha senso? A lei no. Dal punto di vista dell'uomo? No. Secondo me non ha, perché ormai siamo pari, quindi facciamo la festa dell'uomo e la festa della donna, va bene, allora avrebbe senso. Io vado, se no si busca cara, allora portiamo cara le mimose. Quindi ha senso festeggiare la donna? No, è un omaggio che bisogna fare. Io sentivo quel signore adesso che diceva di no, invece bisogna farlo, perché la parità di diritto è uguale. No, penso di sì, a parte che le donne bisogna festeggiarlo 365 giorni all'anno. Sì, non bisogna festeggiarlo solo oggi, la donna va festeggiata tutti i giorni.
perché senza di noi il mondo è finito. È da stamattina che mi arrivano 10.000 auguri, cioè ogni giorno va rispettata la donna ma anche gli uomini, quindi... Non è solo in una giornata. No, non è solo in una giornata, anzi noi festeggeremo domani con le amiche, proprio per tirar via questa tradizione, insomma non è solo un giorno, è sempre. C'è molto da fare ancora. Sì, 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 abbastanza, ma proprio dalle famiglie bisogna iniziare. Il rispetto prima di tutto, uomini e donne, però è la famiglia che deve lavorare e poi dopo sicuramente le cose cambieranno. È una conquista che hanno avuto le donne in tanti anni, giustamente, meritata, e penso che sia giusto festeggiare, anche se un giorno all'anno mi sembra una cosa, poi è meglio rispettarle tutto l'anno anziché avere soltanto questa giornata di festa. Visto anche gli ultimi eventi, tutti i fatti che succedono. Merito il rispetto 365 giorni all'anno. Dobbiamo ritrovare un po' il valore iniziale della festa della donna, diciamo che non è una festa così fittizia come forse ci vogliono far credere, no? È una festa importante se gli si dà il giusto valore. Quindi va, insomma, contestualizzato. Diciamo di sì, diciamo di sì. Allora avrebbe un senso. Sì, solo in quel caso avrebbe un senso. Vedo che c'ha l'omaggio floreale. Sì, anche. sì, l'omaggio che ci hanno dato lì. Però è una giornata importante. Importante, questa. Molto importante per la donna. La donna è importante, penso, no? La donna è sempre della società, sì, è molto importante. Quindi va bene che tutti i giorni sia, insomma, sia evidenziato questo, certo, ruolo. Certo, non solo questo giorno, deve essere sempre. Io sono francese e abbiamo molti diritti noi, le donne in Francia. Secondo lei un po' di meno in Italia? Sì. Ci sarebbe tanta strada da fare. Mi confronta la mentalità un po'. Anche degli uomini. Bisogna cambiare la mentalità. Ecco. Il senso è quello che noi diamo alle cose. Quindi bisogna recuperare dei significati importanti e se recuperati è giusto valorizzarli. Molti dicono non solo in un giorno ma tutto l'anno. È ovvio, è scontato e questa è retorica. È così assolutamente. Però ciò non toglie che la ricorrenza può essere uno stimolo per recuperare certi significati. Su che cosa bisognerebbe lavorare ancora? Sulla nostra dignità. L'abbiamo persa. E dobbiamo recuperarla, urgentemente. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il finanziamento di 40.000 euro per la campagna informativa sul referendum del 17 aprile sulle trivellazioni in Italia. La stessa data coinciderà anche con la consultazione referendaria sulla fusione per incorporazione tra i comuni di Monbaroccio e Pesaro e di Tavoleto e Urbino. È il risultato di una disposizione transitoria presentata da Andrea Biancani del PD in una legge di riordino dei comuni approvata oggi dal Consiglio regionale che permette agli enti locali di dare notizia del referendum con un manifesto da affiggere almeno 35 giorni prima della consultazione. E davanti alla sede della Regione Marche oggi si è svolta una manifestazione di CIA e Copagri contro la riduzione degli indennizi dei danni da fauna selvatica. Oltre alle bandiere delle organizzazioni, i manifestanti hanno esibito cartelli con le scritte o noi o loro, con foto di lupi e cinghiali ritenuti responsabili dei danni provocati alle colture agricole e agli allevamenti. Per questo, spiegano, diverse aziende nella nostra regione rischiano il fallimento. Una delegazione è stata poi ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo e dai capigruppo. Cambiamo argomento. In questi giorni ASET SPA sta eseguendo i lavori di bonifica della rete idrica nel quartiere di Centinarola. L'intervento, per un costo complessivo di 500.000 euro, consiste nella sostituzione delle vecchie condotte in altre più efficienti e resistenti. Con l'obiettivo di limitare i disagi ai residenti, l'azienda stima in 120 giorni la durata dei lavori, che dovrebbero quindi terminare a fine giugno. La biblioteca digitale, pensate, la biblioteca della provincia di Pesaro Urbino è quella più consultata in Italia. Infatti sono state registrate 450.000 consultazioni da parte di 5.000. E la biblioteca digitale della provincia di Pesaro Urbino, pensate, è la più consultata d'Italia. Infatti sono state registrate 450.000 consultazioni da parte di 5.500 utenti nello scorso anno tra ebook, video, musica, audiolibri, stampa periodica, dizionari e tanto altro. Oltre ai singoli cittadini hanno diritto a servizio 50 comuni e 12 scuole ed ora la biblioteca contiene 15.000 libri in prestito digitale, mentre la sezione musica offre quasi 4 milioni di brani.
E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e auguri a tutte le donne. Arrivederci a domani. E pensate che 3 donne su 4 non festeggiano l'8 marzo, mentre il 14% lo trascorre con le amiche e il 13% con il proprio partner, ma non si rinuncia comunque alle mimose con ramoscelli distribuiti durante la giornata. È quanto emerge da un sondaggio online del sito coldiretti.it. E su questa ricorrenza noi oggi abbiamo chiesto il parere della gente, sentite. Oggi è l'8 marzo, festa della donna, ha senso? A lei no. Dal punto di vista dell'uomo? No. No, secondo me non ha, perché ormai siamo pari, quindi facciamo la festa dell'uomo e la festa della donna, va bene, allora avrebbe senso. Io vado, se no si busca cara, allora portiamo cara le mimose. Quindi ha senso festeggiare la donna? No, no, è un omaggio che bisogna fare. Io sentivo quel signore adesso che diceva di no, invece bisogna farlo, perché la parità di diritto è uguale. No, penso di sì, a parte che le donne bisogna festeggiarlo 365 giorni all'anno. Non bisogna festeggiarlo solo oggi, la donna va festeggiata tutti i giorni, perché senza di noi il mondo è finito. È da stamattina che mi arrivano 10.000 auguri. Cioè, ogni giorno va rispettata la donna, ma anche gli uomini, quindi... Non è solo in una giornata. No, non è solo in una giornata, anzi, noi festeggeremo domani con le amiche, proprio per tirar via questa tradizione, insomma, non è solo un giorno, è sempre. C'è molto da fare ancora. Sì, 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 abbastanza, ma proprio dalle famiglie bisogna iniziare. Il rispetto, prima di tutto, uomini e donne, però è la famiglia che deve lavorare. E poi dopo sicuramente le cose cambieranno. È una conquista che hanno avuto le donne in tanti anni, giustamente, meritata, e penso che sia giusto festeggiare, anche se un giorno all'anno mi sembra una cosa, poi è meglio rispettarle tutto l'anno anziché avere soltanto questa giornata di festa, visto anche gli ultimi eventi, tutti i fatti che succedono. Merito il rispetto 365 giorni all'anno. Dobbiamo ritrovare un po' il valore iniziale della festa della donna, diciamo, che non è una festa così fittizia come forse ci vogliono far credere, no? È una festa importante se gli si dà il giusto valore. Quindi va, insomma, contestualizzato. Diciamo di sì, diciamo di sì. Allora avrebbe un senso. Sì, solo in quel caso avrebbe un senso. Vedo che c'ha l'omaggio floreale. Sì, anche. sì, l'omaggio che ci hanno dato lì. Però è una giornata importante. Importante, questa. Molto importante per la donna. La donna è importante, penso, no? La donna è sempre della società, sia molto importante. Quindi va bene che tutti i giorni sia, insomma, sia evidenziato questo, certo, ruolo. Certo, non solo questo giorno, deve essere sempre. Io sono francese e abbiamo molti diritti noi, le donne in Francia. Secondo lei un po' di meno in Italia? Sì. Ci sarebbe tanta strada da fare. In confronto alla mentalità un po'. Anche degli uomini. Bisogna cambiare la mentalità. Ecco. Il senso è quello che noi diamo alle cose. Quindi bisogna recuperare dei significati importanti e se recuperati è giusto valorizzarli. Molti dicono non solo in un giorno ma tutto l'anno. È ovvio, è scontato e questa è retorica. È così assolutamente. Però ciò non toglie che la ricorrenza può essere uno stimolo per recuperare certi significati. Su che cosa bisognerebbe lavorare ancora? Sulla nostra dignità. L'abbiamo persa. E dobbiamo recuperarla, urgentemente. Il Consiglio regionale delle Marche ha approvato il finanziamento di 40.000 euro per la campagna informativa sul referendum del 17 aprile sulle trivellazioni in Italia. La stessa data coinciderà anche con la consultazione referendaria sulla fusione per incorporazione tra i comuni di Monbaroccio e Pesaro e di Tavoleto e Urbino. È risultato di una disposizione transitoria presentata da Andrea Biancani del PD in una legge di riordino dei comuni approvata oggi dal Consiglio regionale che permette agli enti locali di dare notizia del referendum con un manifesto da affiggere almeno 35 giorni prima della consultazione.
E davanti alla sede della Regione Marche oggi si è svolta una manifestazione di CIA e Copagri contro la riduzione degli indennizi dei danni da fauna selvatica. Oltre alle bandiere delle organizzazioni, i manifestanti hanno esibito cartelli con le scritte "O noi o loro", con foto di lupi e cinghiali ritenuti responsabili dei danni provocati alle colture agricole e agli allevamenti. Per questo, spiegano, diverse aziende nella nostra regione rischiano il fallimento. Una delegazione è stata poi ricevuta dal presidente del Consiglio regionale Antonio Mastro Vincenzo e dai capigruppo. Cambiamo argomento. In questi giorni ASET SPA sta eseguendo i lavori di bonifica della rete idrica nel quartiere di Centinarola. L'intervento, per un costo complessivo di 500.000 euro, consiste nella sostituzione delle vecchie condotte in altre più efficienti e resistenti. Con l'obiettivo di limitare disagi ai residenti, l'azienda stima in 120 giorni la durata dei lavori, che dovrebbero quindi terminare a fine giugno. E la biblioteca digitale della provincia di Pesaro Urbino, pensate, è la più consultata d'Italia. Infatti sono state registrate 450.000 consultazioni da parte di 5.500 utenti nello scorso anno, tra ebook, video, musica, audiolibri, stampa periodica, dizionari e tanto altro. Oltre ai singoli cittadini hanno diritto a servizio 50 comuni e 12 scuole, ed ora la biblioteca contiene 15.000 libri in prestito digitale, mentre la sezione musica offre quasi 4 milioni di brani. E con questa notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e auguri a tutte le donne. Arrivederci a domani.